di tanto in tanto mi piace andare a ripescare delle perle del passato. Videogiochi che sono stati importanti per me in un altro periodo della mia vita e provarli a giocare al giorno d'oggi per vedere come si inseriscono nel panorama odierno. Nel fare questo processo mi capita talvolta di trovarmi davanti a dei videogiochi che magari ho amato profondamente, ma che mi rendo conto siano invecchiati tantissimo e che, qualora venissero riproposti nel mercato odierno, probabilmente non verrebbero apprezzati. Ebbene, reinstallando sul mio PC LA Noire 12 anni dopo rispetto alla sua release originale, mi sono reso conto di quanto questo videogioco non sia invecchiato di una virgola. Oltre che, se contestualizzato nella sua epoca, ci si rende conto di che perla meravigliosa era LA Noire nel 2011, al momento del lancio, all'infuori ovviamente del fattore nostalgia che io, a livello personale, possa avere. Nel corso di questa retrospettiva proverò a spiegarvi il perché questo titolo è sotto diversi aspetti ancora unico ed insuperato e perché dovreste tenerlo in considerazione anche qualora non l'aveste mai giocato. Buona visione. The force is like politics. There's no city on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. LA Noire, sviluppato da Team Bondi e pubblicato da Rockstar Games, è stato rilasciato nel 2011 per PS3, Xbox 360 e PC. Eppure, inizialmente, quando era stato annunciato nel lontano 2006, doveva essere un titolo esclusivo PlayStation 3. Quello che è successo ai piani alti di Sony probabilmente non lo sapremo mai con precisione, eppure ai tempi giravano dei rumor che sostenevano che Sony avesse interrotto i finanziamenti a Team Bondi, in quanto lo sviluppatore non avrebbe rispettato le scadenze. Il videogioco infatti, secondo dei documenti trapelati, sarebbe dovuto uscire inizialmente nel 2008, quindi addirittura ben 3 anni prima rispetto a quando arrivò sul mercato. Nonostante lo sviluppo travagliato, tuttavia, LA Noire all'uscita ricevette un'accoglienza calorosa sia da parte del pubblico che della critica. La rivista Play Generation addirittura diede alla versione PlayStation 3 un sonoro 94 su 100, elogiando LA Noire come uno dei migliori giochi ad enigmi della storia. Sicuramente la feature che venne più elogiata da parte della critica specializzata era il comparto animazioni. Il videogioco infatti si distingue tutt'oggi per essere stato il primo ad utilizzare la tecnologia motion scan, cioè mediante 32 telecamere ad alta definizione venivano catturate le espressioni facciali degli attori. Il risultato è notevole ancora oggi e pochissimi videogiochi contemporanei riescono a pareggiare la qualità delle animazioni facciali di LA Noire, nonostante il progresso tecnologico degli ultimi 10 anni. A differenza dei tipici videogiochi Rockstar, nei quali il free roaming ed il comparto action la fanno da padroni, LA Noire è un videogioco con un ritmo molto più lento e ragionato, nel quale il cuore pulsante è rappresentato dalle indagini. Ogni capitolo del gioco infatti è strutturato più o meno in questa maniera. Ci viene affidato il caso, ci si reca sul luogo del delitto in automobile, si raccolgono gli indizi, dopodiché si conducono degli interrogatori che portano ad altri luoghi da raggiungere, altri raccolti indizi e altri interrogatori. In mezzo possono esserci delle scene action a fare da collante, come delle scazzottate, delle sparatorie, degli inseguimenti, ma comunque in misura di gran lunga minore rispetto ad un classico gioco action. Tutto questo fin quando non risolveremo il caso mandando in galera il colpevole. Una delle caratteristiche che a livello personale non ho mai apprezzato del titolo è che è fin troppo permissivo. Mi spiego meglio. Tu giocatore, alla fine del capitolo, comunque il caso lo risolvi. Il videogioco ti dà un punteggio in stelline, da 1 a 5, quindi se sbagli tutto ricevi magari una stellina, però comunque il caso lo risolvi e vai comunque avanti con la storia. Per carità, è una scelta progettuale condivisibile, dato che rende il gioco più commerciale, più semplice e dunque adatto a tutti. Però, a livello personale, da amante delle sfide, mi ha sempre tolto un po' la tensione negli interrogatori nello sbagliare qualche domanda, in quanto, per l'appunto, il caso alla fine viene risolto comunque. Per capirci, anche ammettendo di incolpare la persona sbagliata, il gioco va comunque avanti. Il massimo che ci beccheremo è una strigliata da parte del capo della polizia.
Tuttavia, ci tengo a precisarlo, questo è sempre stato un mio mero gusto personale. Capisco benissimo che qualora il gioco fosse stato più punitivo, si sarebbe magari rivolto solo agli appassionati di giochi ad enigmi, mentre invece, obiettivamente, per come è strutturato il gioco, riesce ad essere più o meno adatto a tutti. Anche qualora non siate attentissimi o non siate dei precisi osservatori, anche qualora non raccoglierete tutti gli indizi e non farete tutte le domande corrette, comunque in una maniera o nell'altra riuscirete ad andare avanti nella storia. Diciamo più che altro che il videogioco non vuole essere in realtà un videogioco ad enigmi, cioè non è in realtà il Tenente Colombo. L.A. Noire vuole essere più che altro un noir per l'appunto, cioè un videogioco che vede nell'esperienza narrativa complessiva il suo punto di forza più grande, ed il videogioco in questo riesce nel suo intento, con un'alternanza di situazioni di gioco che va a cadenzare il ritmo per tenerti sempre incollato allo schermo. Ma concentriamoci sulle indagini. Come detto, le indagini si dividono principalmente in due fasi: raccolta degli indizi ed interrogatori. Una volta che saremo in un'area di interesse, il videogioco ci accompagnerà nella raccolta degli indizi con una colonna sonora apposita. Ed ogni volta che saremo vicino ad un oggetto di interesse, ci avvertirà con una vibrazione del controller ed un effetto sonoro nelle cuffie. Il giocatore a quel punto potrà prendere e manipolare l'oggetto in questione. Ovviamente non tutti gli oggetti sono importanti per la risoluzione del caso, anzi, raccoglieremo anche tanta spazzatura. Tuttavia alcuni di essi ci forniranno dei dettagli essenziali, che verranno segnati automaticamente nel taccuino e che potremo poi utilizzare a nostro vantaggio durante gli interrogatori. E dunque arriviamo al punto di forza più grande del gioco. Gli interrogatori. Durante gli interrogatori potremo fare delle domande al nostro interlocutore da un elenco scelto proprio dal nostro taccuino. In base alla sua risposta e alle sue espressioni facciali potremo provare ad interpretare il suo stato d'animo e dunque reagire di conseguenza. Avremo a disposizione tre possibilità: assecondare l'interlocutore quando supponiamo che stia dicendo la verità, forzare la mano quando capiamo che non ci sta dicendo tutto, oppure accusarlo, quando supponiamo che ci stia mentendo. Ovviamente, qualora lo accusassimo, dovremo poi selezionare dal taccuino qual è l'indizio che abbiamo raccolto che prova che lui stia effettivamente mentendo. È bene precisare che per ogni domanda c'è una ed una sola interpretazione corretta, e qualora ne sbagliassimo troppe, l'interlocutore non ci darebbe delle informazioni essenziali per poi risolvere il caso. Tuttavia, come detto nel precedente paragrafo, il videogioco tende ad essere abbastanza permissivo, quindi qualora sbagliassimo a condurre un interrogatorio, il videogioco ci darà comunque la possibilità di rimediare, magari per esempio pedinando l'indiziato fino a trovare il suo covo e poi stanarlo con le mani nel sacco, insomma, o cose di questa tipologia. Nei vari GTA siamo abituati ad avere un open world con il free roaming, cioè tendenzialmente nei videogiochi Rockstar siamo abituati a poter girovagare per la città per cazzeggiare, svolgere attività secondarie e giocare a minigiochi. Tutto questo in LA Noire non c'è, e ricordo bene che all'epoca diversi giochi lamentavano questa assenza. In realtà non sono mai stato d'accordo con questa critica, in quanto LA Noire propone un open world che non ha lo scopo di farti fare free roaming. Ma la città di Los Angeles, peraltro riprodotta in maniera molto fedele, è più che altro un enorme palcoscenico per un videogioco che sostanzialmente propone una narrazione lineare. Il paragone che personalmente mi viene più spontaneo è con Mafia 1 e 2. Ovviamente in quei casi interpretavi un fuorilegge, mentre in LA Noire sei un poliziotto, quindi ovviamente il sapore che restituisce è diverso. Però la struttura dell'open world è più o meno simile. Cioè, sia in Mafia che in LA Noire, in nessun momento giochi senza essere in missione. Cioè, sei sempre coinvolto in qualche obiettivo della storyline principale. In realtà, a voler essere precisi, qualche attività secondaria nelle Noire c'è, perché mentre saremo in auto per raggiungere il nostro prossimo obiettivo, potrà capitare di ricevere una chiamata da parte della centrale per risolvere delle situazioni problematiche che stanno accadendo vicino alla nostra posizione. Però si tratta in realtà di roba di poco conto che più che altro fa da collante all'intero titolo.
Nella copertina di questo video ho definito L.A. Noire il videogioco dimenticato di Rockstar Games, ma questa cosa in realtà non è totalmente vera. Gli appassionati ricordano e come L.A. Noire ed è ritenuto un classico. Il punto è che sebbene all'epoca abbia ricevuto una calda accoglienza sia da parte del pubblico che della critica, al giorno d'oggi non si parla secondo me mai abbastanza di L.A. Noire. E come si sia potuto vedere nel corso di questo video, che il gioco è molto affascinante, oltre che modernissimo, è abbastanza unico, oltre che insuperato sul fronte animazioni facciali ed interrogatori. È per questa motivazione che ho realizzato questo video, non solo per scrivere una lettera d'amore rivolta ai nostalgici, ma anche e soprattutto per consigliare questo videogioco a chi non lo ha mai giocato, a chi magari ne ha sentito parlare, ma fino ad ora non lo aveva mai considerato come un possibile acquisto. Ebbene, secondo me L.A. Noire è invecchiato benissimo. Certo, bisogna ovviamente contestualizzarlo nell'epoca dell'uscita, ma ammettendo di trovarlo con un forte sconto, rimane un prodotto consigliatissimo, che può offrire un'esperienza memorabile anche al giorno d'oggi. Grazie a tutti per l'attenzione.